Care amiche e cari amici di Essere Benessere e l'Etica del Vivere, ben ritrovati a questa seconda parte di questa lunghissima puntata dedicata a rinascita naturale. Questo percorso in un parco a Lipomo vicino a Como, legato allo Yoku, il bagno nella foresta e, eh, iniziamo questa seconda parte con il nostro amico Moreno del Signore, ciao Moreno. Ciao, ciao a tutti. Eccoti qua nuovamente e ehm, io direi apriamo subito questa seconda parte con una canzone molto particolare che, ma, diciamo una cosa, è una canzone che penso sia un po' determinante per quello che è eh, lo stato dell'arte di un parco, anche giusto, cioè le gocce di pioggia. Sì, eh... Questa canzone è nata in un momento di consapevolezza in natura. Ero davanti al mare ed è nata così, così come è venuta. Eh, in un pomeriggio, quando. Quando non hai la possibilità di fare il bagno perché c'è mal tempo, però sei lì che lo osservi questo mare, no? il mare che è un altro aspetto della natura, come in questo caso invece lo è un bosco. E la sensazione è stata quella di appartenere ad un tutto molto più grande, quindi di essere appunto come le gocce di pioggia che è pronte a ricadere in questo mare grandissimo e a tornare ad essere parte di un tutto prima di ricominciare il viaggio. Eh, tu. Sai perfettamente che la goccia di pioggia è piccina, piccina, piccina. Di fronte a quello che è il, il mondo, quello che è l'universo, è proprio un nulla. Ma tu sei anche tu dell'idea che sono le piccole gocce che creano l'insieme la differenza? Credo che non esista nemmeno scissione tra il, la, la, la grandezza dell'universo e l'infinitivamente piccolo. L'infinitamente piccolo, scusate. Credo che non esista questa scissione, ma che in realtà l'uno appartenga all'altro, l'infinitamente piccolo appartiene all'infinitamente grande, siamo tutti la stessa cosa. E con questo concetto molto importante perché tutti siamo uno ed è un concetto che deve essere ben chiaro. Ad ognuno di noi, perché il rispetto per la natura, il rispetto per l'ambiente e soprattutto il rispetto per quello che è un equilibrio, devono essere nel cuore di ognuno di noi. È un flash proprio lanciato così, pochi secondi, come tu andresti a definire questo parco con un aggettivo? Accogliente. Accogliente con questo accogliente parco che ci sta abbracciando, lasciamo Moreno con il canto le gocce di pioggia. Grazie. Ringraziandoti per la tua presenza in questa puntata. Grazie Moreno. Grazie di cuore grazie. Te, grazie di cuore ai vostri telespettatori. Grazie. A te il canto. Grazie. Ciao. E poi lasciati un po' andare, prova a vivere, senza andare così di fretta che non serve, no, che non ti fa stare bene. Prova a credere che la tua vita sia più importante quando il tuo cielo si tingerà di blu e noi saremo le gocce di pioggia. Che cadono dentro il mare, ci sentiremo un po' più semplici. Cominceremo un'altra volta a farci amare. Tutti lo sanno fare, prova a vincere le battaglie che ogni giorno si presentano. E ti tolgono un po' il respiro, basta un attimo. Per cancellare tutto quanto basta credere che la tua vita sia più importante quando il tuo cielo si tingerà di blu. E poi cadranno le gocce di pioggia morbide dentro il mare, pronto ad accoglierne il ritorno e cominciare un'altra volta a farsi amare. Tutti lo sanno fare Severino, ciao, hai ascoltato la canzone ciao, di Moreno? Ciao, la canzone di Moreno? Sì. Le gocce di pioggia, sicuramente le gocce di pioggia, la pioggia è così è determinante per un parco come questo, le gocce di pioggia sono determinanti per la vita, per rinvigorirci, nascere. Le, le gocce di pioggia sono acqua. sono acqua, acqua e memoria e tutte le volte che quest'acqua... Eh, attraverso la pioggia bagna le piante e porta una memoria diventa una, me una memoria determinata cioè quest'acqua ricca di memorie impregna la pianta e prende il principio attivo della pianta si chiama in questo caso eh, una memoria determinata perché determinata dalla singola pianta perciò eh, l'acqua che cade dal cielo che sembra a volte Tanto insignificante, invece ha una determinante in quello che è la crescita arborea. Assolutamente, è importantissimo. Ah, scusami, ehm, <coughs> nella puntata passata parlavi proprio del fatto che il mondo arboreo è, un mondo, è il primo mondo presente sulla Terra. Il primo, il primo regno sappiamo che è il regno minerale. Diciamo che il regno vegetale è il regno più evoluto di questo pianeta. Il regno più evoluto. Sì. Ecco, una cosa che mi ha sempre incuriosito è. Eh, la, chiamiamola la rete internet delle piante. Sì, perché, perché le radici fra di loro permettono la comunicazione fra le varie piante, o sbaglio? Assolutamente sì, anche sotto questo aspetto è il, è il regno più evoluto. Perché noi siamo abituati, esseri umani, ma anche il regno animale, ad avere una struttura piramidale di comando, c'è cioè sempre bisogno di un leader, ok? E via via ci sono poi. Tutte le altre funzioni di. Il regno vegetale invece comunica eh, eh, attraverso le, le, le radici e di conseguenza è una, è una struttura orizzontale, è una gerarchia orizzontale in cui tutti sono copartecipi del, del, del benessere del, del pianeta in questo no, caso. È, è incredibile la, la, quello che è la capacità di comunicazione fra le piante. Perché anche i pollini fra di loro comunicano, portano i messaggi. Ma tutto informazione, Paolo: in tutto quel... informazione. Tutto informazione, dai pollini alle radici, alle foglie, quando vibrano al vento, comunicano, parlano. Si racconta che i druidi erano in grado di riconoscere mh, gli eventi del, del clima o comunque gli eventi che stavano accadendo attraverso la sonorità delle foglie. Eh, eh, quando venivano accompagnate dall'aria, dal vento e da lì riuscivano a decodificare. Quindi tutto è informazione, la stessa pianta è informazione. La famosa segnatura Rerum di Paracelso, poi ripresa da altri personaggi famosi come Giovan Battista della Porta, ci, raccorda, ci racconta come una pianta comunica in continuazione. L'importante è saper decodificare che cosa ci sta portando e che cosa ci sta raccontando. Prendiamo questa pianta. No? Questo è il ginkgo biloba, è il nostro primo punto diciamo, di questo inizio di percorso. È la prima pianta che troviamo dopo aver lasciato alle spalle la, la porta di entrata custodita da due querce. Il ginkgo biloba è una pianta che ha 150 milioni di anni. E... 150 milioni di anni? Sì. E se noi osserviamo la foglia del ginkgo biloba, tanto per tornare al discorso legato alla segnatura, che cosa rappresenta, si chiama ginkgo biloba perché la foglia bilobata. è bilobata. Lei di Paolo? Sì. E sembrano i due lobi, i due emisferi del cervello dell'essere umano. Di conseguenza, secondo te, secondo i nostri telespettatori, eh, su che cosa potrà agire questa pianta se non sul discorso del de, de evitare di, come dire, di invecchiare precocemente a livello cerebrale? È ah, un anti-age. Ah, infatti è chiamata la, la pianta dell'eternità, giusto? Una cosa del genere? Esatto. La pianta, ragazzi. Ragazzi, mi raccomando, Ginkgo Biloba Palla è eh, da qua in avanti. Ciò vuol dire che saremo giovani, forti. Giusto? Non sbaglio, non assolutamente sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Ma certo, è una pianta che mh, funziona benissimo perché aiuta veramente a ritardare il metabolismo e quindi invecchiare prima. Ci sono delle accortezze, perché questo bisogna dirlo, ci sono alcuni farmaci che entrano in conflitto con questa pianta, quindi bisogna sempre chiedere prima al medico in questo caso, onde evitare. Sì, come dici sempre tu, il medico è determinante per essere il punto di raccordo? Assolutamente. Quindi questa è il nostro primo, diciamo, la, no, la nostra prima pianta che abbiamo scelto e deciso di, di inserire in questo percorso di 12 piante. Mm? Eh, Severino, perché avete posizionato queste panchine sotto i vari alberi? Perché, vedi Paolo, ogni pianta è stata intenzionata con una... Con una i, cioè, L'abbiamo identificata con una, una frase, esempio, il ginkgo biloba è l'albero della vita. C'è una caratteristica particolare dell'albero. Assolutamente, per cui la persona che decide di venire a fare questo percorso no? e magari una persona che ha bisogno di ritornare alla vita, sa che sedendosi vicino al ginkgo biloba e sedendosi sulla panchina ha la possibilità di entrare in comunione con l'albero. Questo lo abbiamo fatto per tutti gli alberi che abbiamo scelto. Quindi diventa veramente importante per coloro che hanno bisogno, in base alle loro emozioni, di ritrovare loro stessi, di scegliersi il proprio albero. Ecco, vorrei ricordare, per chi non avesse visto la prima puntata, la prima parte della grande puntata, che si può collegare sui social, essere Benessere tv, Instagram, Facebook, così può riguardare la puntata precedente. E questo ve lo consiglio caldamente. Perciò l'albero della vita, penso che qua ci sarà la gara per fermarsi a stare sotto l'albero della vita. Va bene, ehm, ecco sempre sui social, in questo caso Rinascita Naturale, Facebook e Instagram, troverete le informazioni per prenotare quello che è l'incontro con questo meraviglioso tesoro scrigno. Assolutamente sì. Vedo che là c'è il tiglio. Sì. Eh, che... Ah, le conosci le piante, Paolo? No, a dire il vero conosco la, la lingua italiana, ce la faccio a leggere una buona vista. <ride> e dice che è l'albero della dolcezza. È l'albero della dolcezza, è un albero che è consacrato a Venere, ad Afrodite. No? Noi sappiamo che ogni albero è compenetrato da un pianeta, in questo caso il tiglio è compenetrato da Venere, quindi riceve. Mm? L'energia cosmica dal, dal pianeta Venere, difatti, quando il tiglio e siamo in stagione va in fiore, veniamo ipnotizzati, amagliati da questo profumo. Te lo ricordi, vero, Paolo? Paolo il sì, me lo ricordo. Il profumo del tiglio è inebriante, un profumo dolcissimo. E soprattutto devo dire che eh, il tiglio ha proprio un effetto calmante: assolutamente. Ecco, per... Ma lo si evince dalla foglia. Paolo, guarda. Che cos'è? Un cuore. Esatto. E quindi è la pianta dell'amore comunque, no? perché Venere è la dea dell'amore. Quindi è una pianta sicuramente che aiuta a mh, rilassare, come dicevi tu, è una pianta che seda, che tranquillizza e, e aiuta veramente là dove ci sono dei momenti, e adesso ne stiamo vivendo, eh, così stressanti, per motivi che ben sappiamo. Eh, infatti questo... Dono di poter fruire di questo parco. Eh, dobbiamo ringraziare le suore, le figlie di Santa Maria della Provvidenza, le suore guaneliane che hanno messo a disposizione due ettari e mezzo eh, di polmone verde a due passi da Como. Certo. Ringraziare anche Giancarla Bianchi. La dottoressa Giancarla esatto. Bianchi. Eh, ecco, hai detto che ci sono 12 piante. Ma da come guardo i tuoi occhi, ti conosco, sono occhi furbetti quelli di Severino, un esperto furbetto. Penso che tu ne voglia lasciare qualcuno alla scoperta. Ma sì, perché la, qual è l'esperienza che uno fa? L'esperienza deve essere, sì, vi raccontiamo alcune piante ma altre venite a provarle venite a visitare questo parco bellissimo e, 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 e provare a sentire fare questa esperienza perché poi quando uno inizia si diceva quando si inizia un percorso diventa esperienziale e dovete venire a fare esperienza ecco una cosa che mi ha colpito tu parlavi un attimo fa che ogni pianta è legata a un pianeta sì legata a quello che uno è uno più o più pianeti. Esatto, uno esatto. più pianeti e tu hai scritto un libro a due mani con Maurizio Forza, bellissimo, il linguaggio delle piante nelle stelle. E questo è un libro molto molto prezioso perché ehm, spiega proprio questo incrocio fra terra e cielo. Allora, mi viene spontaneo. Eh, pensare che il mondo arboreo, questo mondo, diciamo così, saggio, abbia un linguaggio segreto con le stelle e tutto questo, guardando questa immensità, questa meraviglia, mi fa ritornare sempre al concetto che noi siamo tutti uno. Perciò noi dobbiamo ritornare a quello che è l'origine per riuscire ad evolvere, riuscire a crescere, ma a riuscire a trovare quella che è la nostra strada, la nostra via. E mi parli gentilmente, Severino, di questo libro tanto prezioso e tanto raro, Il linguaggio delle piante nelle stelle. Sì, qui all'interno io e il dottor Maurizio Forza abbiamo voluto inserire non soltanto le piante che sono importanti, ma c'è tutto un lavoro legato al colore, ai, cube, ai solidi, i solidi platonici, ehm, alla medicina cinese. Abbiamo cercato, proprio come dicevi te Paolo, di eh, unire tanti aspetti che, che poi alla fine è l'aspetto pri eh, primo, è, è, il, diciamo, è, il, è il punto di partenza. Eh, da dove nasce tutto e quindi è il, 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 la continua connessione tra il microcosmo che siamo noi con il, il macrocosmo che è l'universo. Quindi all'interno di questo libro, basandoci sempre sul numero 12, abbiamo cercato di sviluppare tutto quello che eh, si può come dire, immaginare a livello di mh, percorso evolutivo eh, per il benessere. Mm? È un, è un tornare all'uno, è un tornare all'uno, all'unità. Esatto. Eh, essere qua, proprio essere qua nel vero senso del termine, ha un legame stretto con la trasmissione essere-benessere. E qua veramente capisci cosa vuol dire essere-benessere e cosa vuol dire l'etica del vivere. Perché è rispettando la natura che si può arrivare a capire noi stessi. O mi sbaglio? Assolutamente sì, non possiamo continuare a violentare, a torturare la natura perché tanto quello che facciamo la natura ci, ci torna direttamente eh, a noi. Per forza. D'altronde all'interno di, di, di noi abbiamo tutti i regni: abbiamo il regno minerale, abbiamo il regno vegetale, abbiamo il regno animale e siamo esseri umani e compenetriamo all'interno di noi tutto questo. Tutto quello che facciamo verso l'esterno ci ritorna a, verso l'interno. Non, non c'è. E questo è, a volte è difficile da far comprendere, ma è così, è così. Eh, io devo veramente, veramente ringraziare eh, Telecolor perché è un'emittente un televisiva che sta investendo tutta la propria energia in quello che è la comunicazione eh, legata a questo aspetto. Eh, educare è più che mai importante eh, di questo periodo di quell'imprenditore che prendeva gli oli diciamo così usati e li rivendeva da, per metterli in quello che erano i campi per inquinando tutto ecco io a questo darei l'ergastolo perché questo è veramente un delinquente fatto e finito e io veramente vorrei pregarvi rispettate la natura Rispettate questa madre perché noi siamo figli di questa madre, non siamo separati. Ed è proprio questa compenetrazione con la natura che ci può permettere di ritrovare noi stessi, ma di ritrovare quello che è l'amore universale. Troppe volte noi pensiamo che ognuno deve farsi gli affari propri e. Non ci interessa prendere un albero, deturparlo, eh, creare diciamo così, disboscamenti, incendi boschivi per interessi, per piacere, ognuno di noi che sia responsabile di questa salvaguardia è più che mai determinante. Severino, ehm, proseguiamo il cammino: abbiamo fatto Ginkgo Biloba e abbiamo fatto Tiglio, perciò, Ginkgo Biloba, eh, abbiamo detto l'eterna giovinezza figlio e l'amore Come ci si sente Paolo seduti sotto questo, questo albero? Ci si sente molto forti, mm -hmm. eh, molto vigorosi e sicuramente aggiungo anche eh, mi sento piccino al cospetto di un gigante. Hai ah, utilizzato le parole corrette, siamo... Siamo sotto le fronde di un gigante ed è ancora questo piccolino, una sequoia, è ancora piccola. Perché tu pensa che ci sono delle sequoie che sono alte fino a 130 metri, 130 metri di sequoia. 130 metri di sequoia. E questo quanti anni può avere questa sequoia particolare? Crescono molto lentamente. Questa è una metisequoia, fa parte sempre della famiglia delle sequoie e sicuramente per il tronco che ha può avere un 200 anni 200 anni Sì. sì. beh certo che fa anche sorridere perché se eh, andiamo a pensare all'età eh, del mondo arboreo 200 anni giovanissima certo pensa, ci sono stati dei ritrovamenti eh, che ci arrivano dal, dal cretaceo dal Quindi, cretaceo pensa, pensa tu che, 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 che pianta che possanza che potenza questa eppure se tu vedessi il seme della sequoia hai presente quando fai un puntino con una bic su un foglio, con una penna bic? Quello è il seme della sequoia. Pensa che all'interno c'è già iscritto tutto di che cosa diventerà. È una potenza unica. Eh, dato che io sono bravissimo a leggere, vedo che la sequoia è strettamente legata a Zeus, a Giove. Il suo pianeta primario, ma non potrebbe essere diversamente. È una pianta di luce, è una pianta che si eleva è un è un, 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 un re tra tutti gli altri alberi. Quindi veramente una, siamo al cospetto sotto le fronde veramente di un, di un albero meraviglioso. E devo, devo dire che ehm, il poter rimanere qui in silenzio, perché ripeto, in questo parco bisogna venire in silenzio lasciando i cellulari spenti, ripeto, se, evitando di eh, fare picnic perché qua siamo qua per altre cose e c'è in questo parco la possibilità di ritrovare se stessi ma soprattutto come si diceva nella prima parte eh, di andare ad aumentare le cellule NK e natural killer, perciò la guarigione di problemi oncologici, problemi legati anche a situazioni legate al Covid problemi di depressione e devo dire che eh, è un toccasana, ehm, grazie allo Shirri Gyoku, grazie a chi ha avuto l'amabilità di creare questo percorso e io direi arrivati a questo punto ehm, lascerei lo spazio allo stacco pubblicitario per rivederci fra un attimo per l'altra parte del percorso, perciò Severino… Un attimino, stacco pubblicitario, ci rivediamo. Ci salutiamo dall'albero della forza. Mamma mia, potentissimo. Ciao ciao, grazie. Riprendiamo questa seconda parte della puntata eh, alla presenza dell'acero. Eh, non vi nego che sono emozionato perché l'acero è il mio albero, Severino mi ha identificato come l'albero dell'acero, perché Severino diceva sei uno con tanta fantasia però alla fine è come le eh, eliche dell'acero, giusto? Come il seme dell'acero quando quando cade forma l'elicottero e si, pianta, si conficca nel terreno per dar vita ad una nuova pianta. Esatto, perciò essere identificato come quello che sogna e poi realizza i sogni penso che sia bellissimo. Eh... Ma la cosa bella del, del, dell'acero Paolo è che se tu apri la mano così eh, e la metti sulla foglia dell'acero immediatamente ti accorgi come sia l'albero della direzione. Difatti l'abbiamo chiamato così l'albero della direzione. Perché? Perché in questo caso Paolo è un uomo che è, è multitasking, chiamiamolo così, e però poi alla, alla fine concretizza quello che mette in moto. E, è l'albero di, della direzione per cui tutte quelle persone che hanno bisogno di trovare una propria direzione e sono confusi, ecco che questo luogo, questo posto, questo albero, questa pianta può donare e dare più come dire, lucidità nell'intento da, da seguire. Bello, mi caso adesso, cioè, <ride> sono l'uomo della virazione come l'acero cioè, ragazzi, che bello. Eh, Severino, stiamo ehm, andando, proseguendo questo, mm. questo, questa camminata. Sì. Eh, adesso avremo l'incontro con... Con un faggio. Con un faggio. Sì. Perciò questo faggio che è governato da. Beh, non abbiamo detto l'acero che è governato da, eh, da Mercurius, da Hermes, ah. mh, che viene anche chiamato lo psicopompo, cioè il comunicatore tra i due mondi. Ok, quindi tutto quello che è legato alla relazione interna ed esterna. Mentre adesso andiamo verso il faggio che è governato, o perlomeno il suo pianeta di, corrispondente è. Eh, e Cronos. Siamo perciò al cospetto del, del faggio. Eh, che pianta è il faggio? Eh, il faggio è la pianta della consapevolezza, quindi se abbiamo bisogno di trovare una, una, una centratura, sicuramente il faggio è una pianta che ci porta a centrarci. Non dimentichiamo che è legato al pianeta Saturno, e, mm, e lo si evince molto bene quando entriamo in boschi di fagi, nelle faggete, perché sotto i fagi non cresce niente, chiude la luce. Mm, e a livello così mm, dei tempi passati chiamato anche il Sole Nero. Noi sappiamo che abbiamo un Sole, un astro, che conosciamo, che porta la luce. Gli antichi raffiguravano, cioè vedevano il Sole Nero che poi fondamentalmente era Saturno. Ecco, il faggio.. Non lascia passare la luce e quindi non cresce nulla sotto le sue fronde, ma lui stesso è, un, è una pianta potente, mm? ha una luce interiore molto forte. Perciò è proprio un è come se fosse un abbraccio protettivo da possibili attacchi esterni. Certo e da come capisco io ci dovrebbe donare veramente questa opportunità di serenità. E di eh, così? Eh, di coccola? Di carezza? Qual è il pianeta dominante del faggio? È Saturno. È Saturno, il sì, crono, il tempo. Infatti è anche l'albero che è arrivato per ultimo dopo l'ultima glaciazione. Prima sono arrivati tutti gli altri, l'ultimo ad arrivare è stato lui, ok? Quindi c'è questa lentezza. È l'albero della giustizia, è l'albero che comunque consacra. A questa sacralità legata proprio al cosa è giusto e cosa non è giusto e discerne le due, le, le, le due facce, bellissimo. Perciò, se dovessimo avere a che fare con qualcuno che deve giudicare, un giudice eh, lo mettiamo sotto, sotto un faggio? Beh, tu guarda i togati, i togati hanno tutte le vesti neri. Nere. Okay. Ritorniamo al sole nero Saturnino. Ok, perfetto. Mm. E sotto il faggio non dovrebbe andare, chi sta cercando di avere fantasia? Le persone creative, se hanno bisogno di creare, non conviene andare sotto un faggio, ma andare sotto un altro tipo di albero. È un grande creativo, vuoi c'è sotto il faggio che si calma? Sì. Beh, è bello questo sì. anche perché vedi come, come, come gli alberi ti permettono di bilanciare la personalità certo. per trovare quello che è l'equilibrio che è la determinante nel gioco della vita. Eh, Severino, dov'è che andiamo adesso a guardare? Proseguiamo e dovremo incontrare l'agrifoglio. L'agrifoglio è veramente un percorso accattivante. Eh, sono convinto che venire qua vi prenderà dentro. Ecco, una cosa, andate sui social, essere benessere tv, Instagram e Facebook e anche rinascita naturale. Instagram e Facebook, perché dovete scoprire e dovete poi venire qua e mettere a terra per portare avanti quello che è la vostra crescita interiore. Andiamo, Severino, a vedere quello che succede allora. Eh? Severino, eh, siamo sotto una, una pianta sotto le quali fronde mi sento protetto. Che pianta è? Eh beh, Paolo, è l'albero della protezione questo. Siamo sotto le fronde di un agrifoglio, mm? una pianta solare, per quello che ti senti protetto, no? una pianta di luce, una pianta cristica. Addirittura tu sai che chi era i Bach? famoso medico dei, che ha creato i fiori di Bach e lui nel, ha inserito all'interno dei fiori di Bach proprio l'agrifoglio chiamandolo Olli chiamandolo Olli sì e, ed è un, è, un, è un albero di cuore per quanto sia governato come pianeta primario dal sole quindi dalla luce comunque è una luce che risponde al cuore tu pensa che quando i bambini nell'antichità nascevano, dei popoli, bambini de, de, del popolo nordico, i Celti, i Galli, a questi bimbi gli legavano un, un ramoscello, un arboscello attorno al polso, perché si diceva che la potenza di questa pianta teneva lontano le entità oscure, loro le chiamavano le fate, le fate maligne che, pota, che portavano via i bambini e comunque serviva proprio per proteggere da qualsiasi malattia tant'è che è famosa la corteccia di, di Agrifoglio perché è un antipiretico eccezionale. È un antipiretico. Sì. Ecco, una cosa importante è parlato della corteccia. Infatti eh, sarebbe determinante proprio la vicinanza alla corteccia per quello che riguarda eh, lo Shinri Yoku, il bagno nella foresta, perché non dimentichiamoci che sarebbe un toccasana veramente poter abbracciare l'albero. Cioè tanti ti prendono per matto quando abbracci, io per esempio non mi vergogno, abbraccio le betulle, è l'albero che amo di più, ehm, ma una volta che abbraccio un albero mi sento come tornare indietro un'energia, un non so come definirlo. Ma siamo convinti che gli alberi, le piante sono energia, sono vivi, sono esseri viventi, sono gli esseri più evoluti, abbiamo detto. E come noi abbiamo un'anima? Hm? Eh, anche gli alberi hanno sicuramente un'anima eh, perché sono coscienti, si è dimostrato già tantissime volte che l'albero è cosciente, la pianta è cosciente, e non, sono, non è Severino Doppi che lo, che lo dice, ma ci sono stati fatti diversi studi. Quindi tutte le volte che noi ci approcciamo comunque ed entriamo in comunione in una foresta, in un bosco o semplicemente su un singolo albero, entriamo nel suo spazio. Sul, sul, sul suo campo energetico e alberi come abbiamo visto prima della sequoia o in questo caso di un agrifoglio più hanno anni e più hanno un'espansione un energetica importante quindi nel momento che noi entriamo in contatto con gli alberi chiedendo il permesso possiamo tranquillamente donare a loro e loro sono contenti se entriamo con cuore puro eh, loro sono contenti nel pulirci. Ecco, hai detto una cosa molto importante, entrare con un cuore puro perché eh, prima parlavi di questa rete intranet fra gli alberi e fra di loro si comunicano chi sta entrando, perché anche una ricerca fatta anni fa dalla, dalla CIA eh, aveva, diciamo così, si, da, da, si era potuto scoprire che gli alberi Appena metti piede nel bosco capiscono chi sei e le, le intenzioni che hai nei confronti del bosco. Ma tu pensi che tutta la tecnologia che abbiamo messo in moto noi del riconoscimento facciale, del riconoscimento del... non sia stato preso dagli alberi? Gli alberi lo sanno già prima, ci fanno già uno scanner e, e sanno assolutamente com'è la nostra energia. Se positiva, negativa, se abbiamo degli intenti malevoli o benefici. Quindi noi non abbiamo inventato nulla, Paolo. Prendiamo soltanto da madre natura. Eh, tante volte pensiamo di essere noi i re, o meglio gli imperatori. Eh, non e credo. Poi, esatto, poi alla fine, alla fine dobbiamo ricrederci per ritornare. Perciò questo percorso, rinascita naturale, è più che mai determinante per incontrare noi stessi ma per incontrare quello che è la natura, perciò capire che la guarigione a tutto tondo è proprio con l'abbraccio di Madre Natura. Allora io direi, eh, Severino, visto che stiamo facendo così, eh, stiamo andando a conoscere qualche pianta, abbiamo l'ultima pianta da conoscere, poi le altre vi arrangerete voi perché questa è la curiosità che vogliamo lasciarvi eh, perciò proseguiamo il percorso e vediamo che cosa ci riservi eh? andiamo. va bene andiamo siamo arrivati alla fine di questo percorso logicamente saltando diverse piante perché poi le scoprirete venendo qui a visitare questo percorso Angela Maria rinascita naturale e siamo arrivati alla parte finale è come se fosse posizionato una, una, un semicerchio eh, antico fra due piante meravigliose. Dove siamo, Severino? Ma Paolo, abbiamo iniziato passando attraverso una porta e chiudiamo rientrando all'interno della porta. Qui siamo in presenza di due cedri himalayani e quando si parla di himalaya si pensa subito a un discorso di pace, di serenità. Quindi il nostro percorso che è iniziato passando attraverso il portale delle querce termina mh, a, attraverso il passaggio di due cedri malayani. Ed è bellissimo perché abbiamo sette eh, panchine, di, mh, sette panchine di, di pietra con un sole alchemico addirittura, perché al punto, al punto in mezzo e, e quindi vuol dire proprio... Aver terminato una bellissima esperienza, un bellissimo percorso e immergersi nella serenità, nella tranquillità dell'ascolto interiore. Le tue parole eh, sono più che mai fonte di riflessione e devono essere un invito a tutti a iniziare questo percorso. Ehm, sì, sarebbe bello per tutti venire a Lipomo a visitare a vivere questa, questa esperienza, però ricordatevi che anche nel bosco vicino a casa vostra, anche nei boschi che tante volte li considerate inutili, è nascosta la vita, ed è nascosta l'opportunità di fare un qualcosa di bello, un qualcosa di grande per la propria crescita eh, animica e personale. Perciò eh, io direi grazie Severino, grazie ehm, Paolo. Beh, ci rivedremo prossimamente, ti ripeto sei ormai parte della famiglia e adesso ti lasciamo alla, così, alla scoperta anche tu di questa meraviglia. E, e niente, eh, grazie, grazie Paolo. E buona camminata e, eh, e noi proseguiamo grazie. con le ultime riflessioni. Grazie. grazie. Siamo arrivati alla conclusione di questa grande puntata ed è una puntata che più che mai ha permesso di aprire gli occhi, aprire il cuore eh, sullo Shiryoku, su quello che è il bagno nel bosco e sui benefici che uno può avere anche venendo qui a Lipomo, a due passi da Como, in questo polmone naturale, in questo polmone verde, eh, perché così facendo può elevare, quello che è l'anima e lo spirito, e trovare anche una serenità interiore. Io vorrei ringraziare eh, Giancarla Bianchi che eh, ha diciamo, voluto questo progetto, le suore della Guanelliane, Figli di Santa Maria della Provvidenza, vorrei ringraziare Severino Doppi, vorrei ringraziare Telecolor perché siete veramente meravigliosi e ci permettete di poter diffondere questi messaggi ma vorrei ringraziare Madre Natura perché con questo percorso di rinascita naturale, questo percorso dedicato ad Angela Maria, possiamo veramente prendere coscienza di quello che noi siamo, un nulla, davanti a quello che è l'infinito e magari capire che dovremmo essere un pochettino più umili, dovremmo entrare un po' in noi stessi e dovremmo anche avere la grande capacità di creare amore in ogni istante della nostra esistenza. Io vi saluto, è stata un'esperienza incredibile, indimenticabile, ehm, che dico la verità mi ha molto emozionato e vi do la rivederci alla prossima puntata. Ciao a tutti e grazie dell'attenzione. Ciao ciao.